Sei pronto? No. Dai, che oggi hai questo grandissimo odore di presenziare finalmente di nuovo alla trasmissioncina che è veloce veloce da leccarsi le orecchie. Allora, celebrando anche noi finalmente le unioni civili, no? Perché sono riusciti a rendere speciale una cosa che in realtà dovrebbe essere la normalità più assoluta. Noi non tutti la pensano così purtroppo, ma è d'altronde, che devi fare? Infatti già stanno a fare la petizione contro, no? Ma che, davvero? Vabbè, pensiamo a cose importanti. Quelle sono le cose importanti. Noi cerchiamo di darvi e donarvi un po' di leggerezza e comincerei con il terzo numero di Fantasma per le edizioni Goen. Va bene? Prezzo 4,50. Ecco, tu sei il mio prezzatori, va bene? Perfetto. Poi, vuoi annunciarlo tu? Questo è Nobody Knows. Yes. Il numero 2. Perfetto, il prezzo? Prezzo 4,95. Fa parte della collana Shoujo Young Adult Drama. Quindi, diciamo, non c'è proprio leggerezza in questo, ma è bello pregno di sentimenti, di... Non mi guarda così perché mi metti paura. Holy Land, numero 13, e con questo dovremmo aver chiuso la parentesi Goen. Va bene, per tutti quelli che si lamentavano che non fosse uscito niente nelle scorse settimane. Poi abbiamo il bellissimo numero 36 di Drago Nero, che continua a vendere a rotta di collo, arretrati, novità all'infinito. E anche arretrati all'infinito. E poi questo, vabbè, ce lo lasciamo per ultimo perché era super chicca. Facciamo vedere anche il numero 44 delle storie, per rimanere in tema Bonelli. E poi facciamo vedere l'attesissimo Outcast numero 8, eccolo qui, e in attesa, appunto, vediamo qui della serie per la Fox. Ci sono state presentazioni a Napoli Comic Con e non fuori, e destra manca, comunque vediamo un po' per vedere come sarà uscito fuori. Io mi sono un po' perso con i numeri, sono credo arrivato a leggere al terzo, ma recupererò quanto prima. Poi attesissimo anche il nuovo numero di 100 Ballets, che era un pochino che latitava, e il numero 23, come direbbero quelli informati della tombola, va bene, un numero che sarà sicuramente fortunato. Poi un leggero ritardo la variant cover di Spidey per la nuovissima Marvel, ecco qui, facciamo vedere anche dietro, voilà. Poi andando avanti, anche qua Superman ultimo figlio, non ho capito se... No, è un rientro, perché è marchiato ancora Planeta De Agostini a 20 euretti. Scusate i riflessi, ma oggi ve li beccate così. E a proposito di rientri e ristampe, abbiamo il number one del Sandman Deluxe, che ritorna finalmente nella seconda ristampa, 27,95 euro. Mi raccomando, chiunque non l'avesse letto deve recuperarlo. Poi, rimanendo in tema Sandman, abbiamo finalmente la versione corretta del quarto numero. Ricordiamo, c'era stato il problema tecnico con alcuni balloon vuoti, e questa finalmente è la versione rieditata in maniera corretta, e chiunque avesse riportato qui da noi indietro la sua copia, tranquilli, abbiamo tutti i nominativi, gli verrà riconsegnata la versione corretta, se no 27,95 euro. Poi arriviamo al climax, innanzitutto un rientro. Avevano annunciato, scusate, proprio qua c'è proprio lo smartphone che fa tutti quanti i riflessi, va bene, comunque Batman RIP si vedeva anche da 500 km. Questo è un rientro anche in questo caso dell'edizione Planeta, ma comunque verrà ristampato. Approfittatene, perché comunque queste edizioni sono le ultime copie, 16,95 euro, mentre quello nuovo dovrebbe andare a 21,95 o giù di lì, se non vado errato. Se tu riesci ad accaparrarmi anche la nostra cover o quelle altre, facciamo vedere finalmente, eccolo qui, il DK3, eccolo qua, il Cavaliere Oscuro, la terza parte, scritta da Frank Miller e insieme a Brian Azzarello, e disegnata dal buon Qbert, non mi ricordo quale dei due perché faccio una figuraccia, ma comunque dovrebbe essere Andy Qbert, esatto. Poi facciamo vedere un po' di cover, eccola qua. Questa è la Variant B, spero si veda bene. Variant A, eccola qua, la Variant A, come dice Richie Blackmore.
e poi tra quelle disponibili da noi, come dici, l'Aspa Not List, eccola qua, quella realizzata da Gabriele Dell'Otto ed è marchiata Forbidden Planet, tiratura 497 copie, per solo cui, da noi, se la volete ve la venite ad accattare da noi, perché è la variant Forbidden Planet. Con questo abbiamo detto tutto per oggi, ci vediamo martedì prossimo. E fai un saluto cantato? No. Va bene, perfetto, nessun saluto cantato. Alla prossima, ciao.